Bene, buon pomeriggio a chi è in ascolto e a quelli che sono in ascolto. Vedo già numerosi per questa seconda stagione di martedì sull'oncologia polmonare. Abbiamo l'anno scorso avuto 4 mesi di incontri che sono stati proficui e di soddisfazione per tutti. Abbiamo pensato a questa seconda stagione di ripetere alcuni incontri con un cambiamento di formato, dando maggiori possibilità ai colleghi in ascolto di intervenire, oltre che chattare la loro eventuale domanda anche facendola a voce, quindi ci sarà la possibilità per loro di essere collegati a voce in diretta. Abbiamo aumentato il numero degli ospiti con cui dialogare, con cui realizzare questo talk sulla base degli argomenti che ogni volta vogliamo introdurre, condividendo poi tutto quello che è il talk su tutti, sicuramente sul sito dell'IOT, dove sarà possibile poi riscontrarlo. L'argomento di oggi è che in questo modo così introduco direttamente la mia presentazione. L'argomento di oggi è quello delle mutazioni del gene BRAF e del gene MET. Bene, del gene MET. La faculty è formata da Cesare Gridelli, che è il direttore dell'oncologia medica del Moscati di Avellino, da Nicola Normanno, che dirige il laboratorio biomolecolare al Pascale di all'Istituto Pascale di Napoli, da Mimmo Galetta, che dirige la unità di tumori polmonari all'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, dal sottoscritto, che naturalmente provvederà, come usualità, a presentare qualche slide di impostazione di base per poi ragionare su dei punti che sono ancora aperti o su dei punti che sono controversi. Quindi una veloce carrellata su quello che è oggi il punto su BRAF e su MET, per poi arrivare al cuore del meeting, cioè che è quello di discutere di cose che naturalmente su cui è importante acquisire l'esperienza e la conoscenza di esperti. Questo è un po' il senso di questo talk di martedì. Quindi è inutile ricordare il ruolo terapia a bersaglio molecolare nell'ambito dello sviluppo delle terapie contro il cancro del polmone, così come è inutile ricordare come questi siano i bersagli che negli ultimi 10 anni siano stati individuati per i tumori non squamosi, nello specie l'adenocarcinoma, con tecniche di genomica per dare la possibilità di individuare nuove molecole che, come vedete in questa parte a destra, hanno letteralmente cambiato la storia del trattamento del tumore polmonare. Se poi ragionate, abbiamo una dozzina di studi per una dozzina di molecole che hanno completamente modificato l'impostazione diagnostica e successivamente quella terapeutica. A oggi questo è quello che rappresenta un po' lo standard valutativo iniziale per carcinomi non squamosi, metastatici, non operabili, cioè la valutazione dei determinanti molecolari in primis e immunologici in secundis per individuare dei driver da inibire. Per quello che è la situazione italiana e quindi dei farmaci che sono rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale, quindi dove il trattamento è codificato dallo stesso Sistema Sanitario Nazionale, GFR-ALK
ROS1, BRAF e V600 sono sostanzialmente i quattro bersagli molecolari su cui abbiamo notevoli farmaci che nel tempo hanno costituito il trattamento medico, dove per quello che riguarda BRAF, dabrafenib e trametinib rappresentano senza competitori il trattamento standard rimborsabile in Italia con il sistema sanitario nazionale. Sapete che l'incidenza non è superiore al 2%, che esistono vari tipi di alterazione di BRAF. Noi cerchiamo nella classe 1 il V600E, che è espresso appunto nel 2%, e sappiamo anche che la classe 1 è quella che meglio risente naturalmente dell'inibizione da parte di farmaci biologici. Dal punto di vista clinico, vedete che non è più la problematica delle donne non fumatrici, perché qua abbiamo una certa uniformità per quello che riguarda l'età, per quello che riguarda il sesso, per quello che riguarda il rapporto con il fumo. Vengono identificati non smoker e former smoker, dove la prevalenza naturalmente è quella dell'adenocarcinoma. E se vediamo per esempio questa valutazione sui pattern metastatici, vedete che l'alterazione di BRAF si collega molto alle sierositi, all'interessamento della pleura e del pericardio, più di altre alterazioni. La importanza di trametinib e dabrafenib è che in qualche modo c'è una doppia inibizione della pathway di MAPK con l'interessamento sia su BRAF che per quello che riguarda il MEC1-2. Per quello che riguarda gli studi di fase 2 che hanno originato la messa in commercio, la registrazione a livello internazionale dei due farmaci, tutto poggia su questo studio di fase 2, pubblicato a suo tempo, vedete, 16-17 da Planchard, dove i pazienti erano stati divisi in pretrattati e invece naïf. Sui pazienti pretrattati vedete una risposta del 60%, una durata della risposta di 12 mesi, una PFS di 10 mesi, su 59 pazienti arruolati fra il 2013 e il 2015. L'altro gruppo erano 36 pazienti naïf, arruolati sempre fra il 14 e il 15, con un 64% di risposta, una durata della risposta di 15 mesi, 10,9 mesi di PFS. Questo fa parte di uno studio successivo pubblicato su Lancet Oncology, sempre da Planchard, l'anno successivo. Questo studio di fase 2 su decine di pazienti pretrattati e naïf ha portato in primis l'EMA nel febbraio del 2017, in secundis l'FDA nel giugno del 2017 e poi l'AIFA con la determina nel dicembre 2019 a approvare queste due molecole e a considerarle pratica clinica per quello che riguardava anche il territorio italiano. Dando uno sguardo alla real life, cioè ai risultati che al di là degli studi registrativi possono considerarsi espressione di una numerosità sicuramente, ma di un numero di pazienti non così selezionato come quelli degli studi registrativi, vedete che anche questo studio del 2020 del gruppo francese ha portato a ripetere un po' gli stessi risultati avuti nello studio di fase 2, dove quindi tutta questa selezione evidentemente non era stata fatta, se poi i risultati sono stati sono ottenibili anche, diciamo, in una pratica clinica. Planchard ha pubblicato l'anno scorso, nel 2021, l'aggiornamento a 5 anni della risposta e della PFS del suo studio di fase 2, dove vedete che c'è il 68% di risposta nel gruppo dei pretrattati, 10,2 mesi di mediana, 10,8 mesi di PFS, con il 63,9 della risposta nei naïf. Quindi uno studio dove sostanzialmente non si vedono grosse differenze per quello che riguarda attività e efficacia per pazienti pretrattati e pazienti
naive. Ora, questo è diventato, abbiamo detto, pratica clinica, e da una parte naturalmente c'è l'attività, c'è la sopravvivenza, c'è la semplicità di utilizzo, però c'è sul lato piatto della bilancia, c'è qualche cosa che poi non fa sì che non questo atteggiamento sia diagnostico che terapeutico non sia così condiviso. Diciamo che la tollerabilità del trattamento, forse la mancanza di un fase 3 di confronto, il ruolo oggettivamente preponderante in prima linea incombente dell'immunoterapia, qualche difficoltà nel testing, i costi dei farmaci fanno sì che ci siano degli aspetti ancora da chiarificare. Per quello che riguarda la tossicità, c'è questa problematica dell'iperpiressia che vedete che solamente nel 5% ha un grado 3, ma che negli altri, nella stragrande maggioranza degli altri pazienti, ha un grado 1-2 e altre condizioni molto limitanti, tranne naturalmente i soliti sintomi gastrointestinali da terapie orali, vedete tutti i gradi, 45% di nausea, 33% di vomito, 32% di diarrea. Per globalmente è un trattamento che, tranne qualche situazione, è globalmente ben tollerato. L'altra problematica è quello degli inibitori PD-1 e PD-L1, dove sostanzialmente l'attività di queste molecole ha uno scarso impatto. Quindi diciamo che questo non è il gene che risente più propriamente dell'immunoterapia, anche se può risentire rispetto ad altri geni meglio della immunoterapia. Vedete che nel suo studio Mazier, che ha pubblicato qualche anno fa, dove veniva valutato il ruolo della immunoterapia sulla risposta e sulla sopravvivenza, Biraf aveva comunque ottenuto dei risultati, anche se globalmente inferiori a quelli ottenuti con la terapia biologica, ma vedete 3 mesi di PFS, che però nel confronto con quello che succede nel GFR o quello che succede in ALK dava l'idea che anche BRAF potesse tollerare il concetto di essere trattato con l'immunoterapia. Il problema è decidere quando deve essere fatta questa immunoterapia, perché è indubbio che c'è un grosso disturbo, secondo me, dato dai checkpoint inhibitor nei confronti dei TKI, specie quando questo disturbo impedisce il testing iniziale, porta su valori di PD-L1 a trattamenti di immunoterapia senza fare una valutazione completa di tutti i driver molecolari. E allora noi abbiamo varie opzioni, nel senso che se il dato di BRAF V600 è disponibile alla diagnosi nel momento in cui il paziente venga profilato per intero per quello che riguarda i vari driver oncogenici, vedete che noi possiamo considerare una prima linea della combinazione biologica, salvo poi aprire le opzioni di trattamento per le linee successive, anche basandoci sul livello, perché questo vuole naturalmente il sistema sanitario nazionale, sul livello del PD-L1, per cui si potrebbe fare una sequenza fra inibitori e chemioterapia a seconda del livello di PD-L1 o addirittura una combinazione. Sono aperte varie strade e mancano naturalmente gli studi che vanno a esplorare trattamenti successivi. L'altro problema è se io non ho valutabile il BRAF, non ho il dato su BRAF V600 quando devo iniziare il trattamento. Quindi sostanzialmente io non posso iniziare un trattamento con dabrafenib e trametinib, e non voglio entrare sul perché io non abbia il dato sulla positività di BRAF, questo lo lascio poi alla discussione. Ma vedete che qua dentro c'è tutto quello che accade sul valore del PD-L1, quindi o immunoterapia se c'è l'espressione oltre il 50%, o una combinazione se il paziente regge tutto questo e se ha un valore inferiore al 50%, oppure una sequenza fra una chemioterapia iniziale e l'immunoterapia in seconda linea, dove l'iperespressione del PD-L1 porta a un'immunoterapia di prima linea con una chemioterapia successiva. E poi c'è la possibilità che io, dopo
questa prima linea o di immuno o di chemio, di chemio immuno, attui questo mio trattamento col dabrafenib trametinib e quindi introduca in seconda linea una serie di opzioni dove poi ho queste altre possibilità da utilizzare successivamente, o la chemio o l'immuno se prima ho fatto l'opposto. Quindi un dato molto difficile, molto vario, molto variabile su uno studio di fase 2 con un pugno di pazienti e con una registrazione mondiale che parla della importanza della terapia. Quindi su questi aspetti che sono ancora, secondo me, come dire, per alcuni chiari, per altri meno chiari, per altri addirittura controversi, io vorrei discutere con i miei amici e ospiti della giornata. Il primo punto che volevo discutere con loro era quello che riguarda il ruolo che può avere BRAF fra i vari driver oncogenici. E quindi questa è la domanda con cui farei esordire Nicola per una sua valutazione comparata, diciamo, seguita poi. Questa non è una domanda solo per Nicola, è una domanda per tutti, cioè dovremmo rispondere in qualche modo a se ci crediamo a questo driver oppure no, e se esistono differenze fra driver e driver. Beh, allora direi che intanto, se parliamo di driver e non andiamo a comparare con gli altri, direi che se vediamo i tassi di risposta e la PFS siamo in linea con quelli di altri driver che sono dei forti driver nell'ambito del carcinoma del polmone, quindi non mi porrei il problema se è un driver o meno. Sicuramente è un driver, perché quando noi andiamo a combinare i due farmaci, il migliore di BRAF, il migliore di MEC, otteniamo dei tassi di risposta alle PFS assolutamente, diciamo, importanti e in linea col fatto, con il concetto che questa malattia dipenda da quel pathway per la sua crescita, che poi è il concetto essenzialmente del driver oncogenico. Quello che naturalmente, ecco, mi lascia perplesso è che ancora oggi, nel 2022, noi discutiamo se abbiamo o non abbiamo a disposizione questo dato per decidere la strategia terapeutica. Io non entro nel merito se poi sia meglio fare prima la target therapy, prima di fare la chemotherapy, prima di fare la chemoimmuno e così via. Ma credo che nel momento in cui un collega che deve decidere una terapia, o meglio una strategia terapeutica, per fortuna oggigiorno non abbiamo una sola linea di terapia, abbiamo più linee di terapia, quindi nel momento in cui bisogna decidere una strategia terapeutica per un paziente, bene, credo che sia opportuno avere a disposizione tutte le informazioni, quindi anche quelle sui driver. Questo non sembra essere un driver associato ad una resistenza all'immunoterapia come GFR, come ALK, come RET, ma questo probabilmente è legato al background, perché noi poi sappiamo anche che fondamentalmente l'immunoterapia funziona poco nei soggetti non fumatori, che molto spesso poi hanno dei forti driver. Allora probabilmente avere l'informazione del driver, l'informazione del fumo, eccetera, forse ti può aiutare ancora di più a poi a decidere quella che è una possibile strategia terapeutica, ma credo che tutti dovremmo sottolineare come sia importante a questo punto avere un quadro complessivo prima di cominciare la terapia e non magari dopo. Ok, io ho circa sei domande, quindi vorrei fare un giro per gli amici, domanda per domanda. Cesare, anche tu sei d'accordo su questo, che non cambia il problema del driver? Io penso che non cambia, perché comunque penso lo dovremmo avere dall'inizio. BRAF paga due problematiche in particolare. La prima, che la terapia è un po' meno friendly, perché comunque è un'associazione di due farmaci, comunque il 50% dei pazienti ha la febbre, la metà il 55%,
Quindi soprattutto chi non è a managevolezza nel gestire i farmaci può avere un po' di difficoltà. E seconda cosa, a differenza degli altri driver, c'è la problema, cioè no, la problema è un fattore positivo, che comunque il trattamento chemo-immunoterapico, come diceva Nicola, per l'immunoterapia BRAF non è un problema, a differenza per esempio per gli ALK e gli EGFR. Quindi questo che significa? Significa che viene subito intravista un'alternativa terapeutica e quindi dice adesso faccio chemoimmunoterapia. Molto spesso noi non lo vediamo testato, lo devo sempre richiedere in second opinion, quindi andando a vedere poi se c'è altro materiale, e molte volte o non c'è il materiale o è difficile recuperarlo. Quindi io penso che invece il driver deve avere pari dignità rispetto agli altri driver, deve essere a disposizione dell'oncologo dall'inizio. E vi devo dire, io do sempre la priorità alla terapia target, quindi in genere io parto con la, al di là di tutte le problematiche che tu hai enunciato, io parto con la prima linea, con la target therapy, sapendo però, e questo è importante soprattutto per la gestione delle oligoprogressioni e i beyond progression, cioè sapendo che c'ho un trattamento valido in seconda linea che è la chemoimmunoterapia, che probabilmente mi può far un po' meno cincischiare come spesso facciamo con altre situazioni, per esempio con osimertinib, dove sappiamo che poi dopo andiamo a chemioterapia a meno che non c'è un trial. Ecco, questo è un po' secondo me la valutazione. Mimmo, sulla seconda domanda, cioè questa differenza che non c'è di questi due farmaci in BRAF fra prima e seconda linea, tu pensi che questo naturalmente incida parecchio sulla decisione poi dell'oncologo alla diagnosi iniziale, o gli stessi risultati nello studio di fase 2? Ma io fondamentalmente condivido l'idea di Cesare, ma che credo sia un'idea trasversale per la quale noi all'inizio dovremmo avere il pannello biomolecolare il più completo possibile, e credo che non sia una cosa improponibile come domanda adesso, viste le possibilità che ci sono. Quindi, partendo dall'idea che dovremmo avere BRAF da subito e non in second opinion, il fatto che non ci sia differenza dai dati di letteratura sinora evidenti fra il risultato quando viene usato da subito o dopo, in qualche maniera riflette l'oncogen addiction più che la reale utilità per una sequenza terapeutica, laddove sappiamo che il farmaco, il paziente BRAF VS100E mutato, e avendone la possibilità dobbiamo darlo in prima linea. Qualche discorso in più si può fare su come si è arrivati alla registrazione di un farmaco attraverso studi di fase 1-2, laddove per qualche altro farmaco, vedo per esempio Retto Altri, si sta facendo comunque lo studio di fase 3, però in questo caso le evidenze evidentemente sono anche confermate dai dati di Real Life. Vedo un po' più complesso e un po' più interessante l'idea di che sia un oncogen addiction anche per fumatori, che è una cosa per la quale si avvicina in parte Caparas, ma sicuramente BRAF è stato il primo ad aprire la strada in questo senso, per cui in quest'ottica è un oncogen addiction atipico. Poche informazioni, secondo me, in questo momento sono disponibili per le metastasi cerebrali, se il funzionamento del farmaco nei pazienti con metastasi cerebrale sia assolutamente adeguato a quelli degli altri driver. Però per il resto sicuramente va dato da subito, sicuramente secondo me va saputo gestire, e la miglior gestione nasce dall'esperienza e sicuramente, ma migliorerà per noi tutti giorno dopo giorno. Volevo chiederti, Nicola, però, cioè è chiaro che se io vado a prendere alla fine del talk ci sarà una unanimità su tutto quello che è più virtuoso, però nella realtà noi sappiamo che non è così, quindi in qualche modo dovremmo cercare di capire poi perché non è così e cercare di consigliare chi non opera su questa linea a seguire un po' il solco invece che consigliamo.
Cioè, c'è qualche motivazione che porta, per esempio, a non effettuare BRAF quando vai a cercare GFR? Parliamo di non utilizzo dell'NGS. Quindi noi andiamo lì in PCR, utilizziamo sonde. Cioè, io posso cercare quello che voglio? Ma la questione... Non cercare quello che voglio, giusto? Sì, sì, ma la questione è molto semplice. Di fatto, noi nella stragrande maggioranza dei pazienti con neoplastia polmonare avanzata ci troviamo di fronte a delle piccolissime quantità di tessuto, a volte citologici, su cui fare anche la caratterizzazione molecolare. Allora lì c'è proprio un problema a monte. Se io continuo ad utilizzare immunistochimica, la FISH, la realtà in PCR, non avrò mai né il tessuto né il tempo a disposizione per andare ovviamente a testare tutti i biomarcatori che sono rilevanti in questo momento per la pratica clinica. E quello che sta accadendo è che di fatto veramente nemmeno BRAF si testa, perché una volta che ho fatto la FISH di immunistochimica, ma fa la FISH per ARC, fa praticamente la realtà in PCR per GFR, già poi non ha più materiale e quindi decide se fare BRAF o KRAS, pur avendo per BRAF il farmaco in indicazione, e non per KRAS. È affascinato da KRAS e fa prima KRAS. Io concordo con quello che tu dici, perché lo vedo nelle risposte. Ma quella è la motivazione che mi stupisce cercare KRAS e no BRAF. E non mi stupisce, perché praticamente c'era questa tradizione anche anglosassone che consigliavano di fare prima KRAS perché è mutualmente esclusivo con EGFR, il che non è proprio vero, per cui se uno faceva KRAS poi non ed era KRAS mutato, non faceva più gli altri test. Insomma, c'erano tutta una serie di cose che sono state smentite da tutti gli algoritmi che sono stati poi pubblicati. Ora, noi abbiamo fatto una serie di sondaggi, un nostro sondaggio fatto però diciamo tra centri di eccellenza, veniva fuori che circa il 50% dei pazienti con carcinoma polmonare viene testato con NGS, in linea con i dati statunitensi. In realtà sondaggi di altre aziende che si sono mosse tutte per capire la situazione com'era, ci dicono che probabilmente in generale non più del 30% dei 35% dei pazienti italiani con tumore polmonare viene testato in NGS in barba a tutte quelle che sono le raccomandazioni. Ora è evidente che un paziente che non fa praticamente il test per BRAF, non fa neanche KRAS, non fa RET, non fa MET, è un paziente dal quale praticamente tu potrai dare come oncologo una limitata o ventaglio di chance terapeutiche, mentre il paziente che fa una caratterizzazione più o meno ampia aumenta di molto queste chance terapeutiche con effetti importantissimi. Poi per esempio nel caso di RET sappiamo che interferisce negativamente con l'immunoterapia, sale all'1%, però in quel caso tu cominci con una terapia che è una terapia che non sarà efficace e chissà se arriverà a fare magari una seconda linea terapeutica. Qui ci sono delle implicazioni importanti, cliniche, etiche, morali, per portare ormai questa storia dell'NGS nella prima linea del paziente con carcinoma polmonare. Qui penso siamo tutti d'accordo. Il problema poi è far passare questo messaggio, avere un chiaro anche politica di rimborso dei test, cosa che attualmente non c'è ed è molto differenziata tra istituzione e istituzione, avere un programma nazionale che in qualche modo costringa ad adottare queste nuove tecnologie, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Però queste sono le limitazioni fondamentali. Tieni conto che c'è anche una piccola quota di pazienti che non ha tessuto e fa biopsia liquida, e puntualmente cosa fanno in biopsia liquida? Fanno solo il test EGFR, perché il 90% dei laboratori italiani utilizza dopo il digital PCR o in realtà in PCR, mentre tutto il resto del mondo già usa NGS su biopsia liquida. Questo per completare il quadro della disorganizzazione attuale della diagnostica. Sì, volevo solo aggiungere una cosa. Certo. Quello che dice Nicola poi peggiorerà tra alcuni mesi, cioè nel senso che già adesso dal punto di vista così è difficile sostenere, perché andiamo dietro a 5 più N-track a 6 cose, ma nel giro di pochi mesi che arriveranno poi serpecadrin per RET, come arriveranno gli antimet, cioè come c'è tra virgolette, come se ne uscirà, come faranno gli oncologi che fanno oncologia polmonare, cioè dichiareranno, diranno ma tanto quello è raro RET, quasi va incontro a malpractice secondo me, e anche con implicazioni medico-legali, e quindi secondo me tutto questo andrà a peggiorare, perché fino a mo reggono ancora un po' l'urto con gli esami singoli, che fino a 5 più o meno ci arrivano, ma secondo me nel giro di alcuni mesi la situazione peggiorerà, e non so come faranno a gestire e a lavorare senza NGS. Io credo che sia assolutamente necessario che lo sforzo non sia solo per trovare BRAF, ma sia per trovarli tutti e di averli tutti subito. E
come diceva Nicola, è un problema anche di governance di questo sistema. Cioè, alla fine, come si fa a, a rendere un minimo di democrazia nell'oncogene addiction affinché non si perda in una regione rispetto a un'altra l'informazione? Questa è una domanda a cui noi credo che possiamo dare una risposta fino a un certo punto, ma non è possibile inseguire i driver. Cioè, noi dobbiamo averli tutti subito, perché se per alcuni abbiamo la terapia di prima linea già codificata, per altri sappiamo già proporre al paziente una sequenzialità di trattamenti. Parlo di KRAS, ma parlo anche degli altri, che in qualche maniera ci mettono al sicuro anche dal punto di vista medico-legale. Ma in questo momento il nostro sforzo non è andare con a fare il quesito e vedi anche BRAF, certo. 600 o altro. Devi vedere, dobbiamo il nostro sforzo tutti di essere in grado di creare un movimento sempre più forte affinché NGS sia a costi più bassi ma per tutti. Scusa, rispondere alla domanda, così chiudiamo questo secondo punto. Quindi cosa rispondiamo a chi ci dice ho trovato il PD-L1 in immunistochimica insieme al, all'istotipo adenocarcinoma è del 40% e quindi domani voglio iniziare chemio immunoterapia in prima linea, non ho BRAF perché non ce l'ho, per quale motivo non posso fare chemio immuno in prima linea e poi avere in seconda linea e utilizzando i farmaci biologici lo stesso risultato che potrei ottenere a parti inverse dove non sono sicuro che però in seconda linea riesco a fare quella chemio immunoterapia? Diciamo perché le argomentazioni, come tu sai, vuol dire, non, noi, sì, noi viviamo film, un'altra realtà, però le argomentazioni sono le più varie. Allora, questo film già l'abbiamo visto con l'EGFR. Con l'EGFR era la stessa cosa. Quando abbiamo cominciato la storia dell'EGFR, ti ricordi i lavori di Rosella tra prima e seconda linea? Sappiamo che l'anti-EGFR impattava violentemente sulla storia, cioè positivamente sulla storia naturale del tumore, della malattia e quindi del, del paziente. Però sappiamo che alla fine lo davi in primo, lo davi in secondo, ti ricordi il famoso assolutamente. La sovrenza era sovrapponibile. La risposta tua è che cosa ne abbiamo combattuto? Che sappiamo bene che in seconda linea il 25% dei pazienti non ci arrivano. Quindi tu togli la possibilità di fare una terapia primaria, che è la target therapy, a pazienti che invece potrebbero fare praticamente una terapia che è target, e quindi la risposta è quella, che tu togli la possibilità al 25% dei pazienti di fare la target therapy. È sempre stato così il discorso. La domanda è sulla tollerabilità. Noi di questa combinazione apprezziamo questa tollerabilità o questo in qualche modo può essere un limite alla scelta del trattamento? Oppure è qualcosa che va con questo trattamento come va con tutti i trattamenti inibitori che noi abbiamo a disposizione, tranne qualche standard ottimale su EGFR che tanto non è ripetibile? Io credo che con questo trattamento qualche attenzione in più a priori deve essere posta, il paziente deve essere chiaramente informato che non è una terapia priva di tossicità, è una terapia che a volte ha un impegno importante in termini di tossicità. E detto questo, è chiaro che non è questa la ragione, il timore di una tossicità che ancora non c'è a doverci limitare dal porre l'indicazione, per cui l'indicazione la poniamo lo stesso. E poi sarà un po' la singola tollerabilità del caso e del paziente a doverci far agire nel modulare lo schema terapeutico. Io credo che la clinica, riprendo un po' quello che dicevi tu prima, del PD-L1 40%, credo che la clinica sia la cosa più importante. Il paziente che è altamente sintomatico, con un grosso carico di malattia, non ti consente, se non hai tutti i dati, ahimè, di poter aspettare molto. E l'altra cosa invece, che credo che a volte noi oncologi
per qualcheduno di noi è avere un PDL1 alto e avere alcuni elementi di oncogene addiction negativi. Io se vedo un fumatore con un PDL1 alto, io mi accanisco ancora di più ad avere tutta l'informazione di oncogene addiction, perché sono proprio quelli i pazienti, nei non fumatori con un PDL1 alto, in cui uno vedrebbe l'immunoterapia d'Amblè in linea guida, sono proprio quelli in cui molto spesso trovi il meccanismo di oncogene addiction, ed è proprio quella strana combinazione, no, di diversificazione o di unità fra PDL1, espressione di PDL1 e oncogene addiction, che non porta verso l'immunoterapia, ma porta verso proprio l'incaponirsi anche per una rebiopsia del paziente, se le sue condizioni cliniche lo consentono. Cesare, tu stai raccogliendo dati sugli anziani, giusto? Una domanda in chat. Sì. Facciamola prima rispondere Cesare. La domanda in chat... Non so, in realtà volevo dire quello che era la risposta alla domanda, quindi se non so se Filippo la vogliamo sentire un attimo. Così ti rispondo e rispondi in automatica anche alla domanda. Ok, allora ci fate sentire la domanda del collega? Allora, il collega ha chiesto, credo che la tollerabilità sia buona. Ma può leggere lui, no? Dovremmo sentire lui. Sì, vuoi attivare Stefano Luzzi per cortesia il microfono, grazie. Siamo subito. Pronto? Mi sentite? Prego, dai, benissimo, dai. Perfettamente, grazie. Buonasera a tutti. No, siccome io come oncologo diciamo ho seguito sempre la parte dei melanomi e l'anti-BRAF è utilizzato spesso nel melanoma sia in adiuvante che nel melanoma metastatico, lo studio Combi D Plus ha studiato la tollerabilità e quindi c'è anche uno schema di riduzione per solo un giorno per combattere la iperpiresia, che comunque è una complicazione, un effetto che è solamente iniziale e che poi col tempo scompare. E sospendere i due farmaci per solo 24 ore e poi rimettere il farmaco riesce a far tollerare bene il farmaco anche in quelli che hanno all'inizio una forte iperpiresia. Va bene, noi prendiamo atto di questa tua proposta. Oggettivamente ritengo che concordo con te che sia superabile l'effetto tossico e che sia anche naturalmente molto, molto limitato nel tempo. Infatti, Fili, quello che volevo dire era proprio che la riduzione non di un farmaco, ma di entrambi i farmaci, che è arrivata poi post. Nel 2021 questo cambio di gestione dell'iperpiresia in effetti ha migliorato di molto le cose, e quindi come diceva il collega, la riduzione quindi dei dosaggi di entrambi i farmaci in realtà riesce a controllare molto meglio la febbre, anche come diceva lui, per brevi periodi, soprattutto nella fase iniziale quando poi compare. Sul discorso che dicevi tu, gli anziani, lo sai, perché il problema degli anziani fitta molto bene col concetto della tollerabilità in esatto primis, perché no? Praticamente quello che avevamo notato è che la quota di pazienti anziani inseriti nello studio negli studi che ci sono pochissimi, si contano proprio meno di una mano, e tra l'altro sono nel computo generale, quindi non sono praticamente analizzati perché erano pochissimi. E quindi, come sai, insieme abbiamo fatto questa cosa dove un po' con tutti i colleghi abbiamo raccolto i casi dei veri anziani, quindi l'ultra 75 anni, trattati in prima e in seconda linea col dabrafenib, trametinib, e quindi siamo quasi pronti con il lavoro, stiamo analizzando appunto la tollerabilità di questi pazienti, ma soprattutto qual era l'approccio degli oncologi nel trattamento di questi pazienti, cioè se ci si inventava qualcosa,
che poi al di là parlavamo di più di 75, ma per esempio da me ne ho visti un paio ultra ottantenni, quindi effettivamente cominciano a vedersi pazienti di 84-85 anni, dove uno si pone delle problematiche. E quindi come era l'approccio? Chi partiva con le dosi ridotte, chi partiva con la dose normale? Quindi abbiamo cercato di mettere insieme questi casi e di valutare appunto quale fosse l'approccio, perché pensavamo che fosse utile raccontare qualcosa effettivamente su un gruppo di very old patients col trattamento con questa target therapy. Il mio miglior paziente è un emiliano che ha cominciato a 82 anni e siamo già al quarto anno, vedi, sempre nella stessa situazione di remissione completa, quindi voglio dire, fidiamo molto sugli anziani. L'altro punto che volevo tollerare era se per voi è importante questo fatto che manchi questo fase 3 in prima linea, che chiarisca in maniera incontrovertibile il ruolo della terapia target verso lo standard della chemioterapia. Perché questo è un problema, che quando hai lo studio, quando ti mettono sullo studio registrativo, dici ma perché dobbiamo fare uno studio, è incontrovertibile il ruolo della target therapy. Quando gli fai il fase 2 con 70 pazienti, ti dicono che sostanzialmente il dato non è così forte e che ci voleva uno studio di confronto. Pensate nella vostra esperienza che sia importante che ci sia stata una registrazione senza fase 3 in prima linea? Questo ci dovremo rassegnare, cioè con tutte queste percentuali basse, anche il ROS1 non c'ha la fase 3 di confronto verso chemioterapia in prima linea, però per ROS1 c'è questo discorso che comunque è passato da tutte le linee guida alla prima linea col crizotinib, poi dopo anche con l'entrectinib. Con BRAF probabilmente la valutazione di quei dati di sopravvivenza poi a 5 anni da Blanchard, dove alla fine era in prima e la stessa cosa, ha danneggiato questo aspetto nei fatti, diciamo, non nelle teorie, e quindi ha portato le linee guida a non dare un'indicazione se prima o seconda linea. Però fondamentalmente con tutte queste mutazioni alcuni avranno questo tipo di approccio, altri no, perché per esempio con RET sappiamo che ci sono alcuni che si sono mossi con come esempio come il sepelcatinib, che anche avendo l'1-2% di RET stanno facendo in prima linea la fase 3 verso chemioterapia, no? Cioè verso il trattamento standard, mentre invece anche il competitor del farmaco avrà la prima, oltre alla seconda linea, anche la prima linea solo sui dati di fase 2. Io penso che su queste mutazioni rare anche bisognerà far pace con se stessi a livello di organi regolatori, cioè dare delle linee indicate, ok che è raro, però è possibile comunque fargli gli studi, se si fanno gli studi global, quindi sia soprattutto per dare delle priorità di trattamento. E poi con BRAF ha giocato anche molto l'effetto dell'efficacia comunque dell'immunoterapia, secondo me, e quindi anche questo ha portato questo discorso di dire o prima o seconda. Però fondamentalmente con queste patologie molto rare, molto spesso sarà così, avremo questi dati in fase 2, anche se ti devo dire io non sono da punto metodologico estremamente convinto, perché penso le aziende che sono delle multinazionali enormi, quando ci si mettono questi studi global lo fanno e lo hanno dimostrato, e quindi anche una patologia che c'è il 2% questo può essere fatto. E quindi Mimmo, proprio sul ruolo dell'immunoterapia, la domanda, tu non ritieni che, io ho fatto vedere il pescione grosso che mangia il piccolo pesce di chi hai, proprio per dare l'idea di come in questo momento si abbia, secondo me, sulla immunoterapia una sovravalutazione, molto pushata naturalmente dai grandi produttori di questo tipo di molecole, però oggettivamente c'è il rischio sostanzialmente che la target therapy, specie per BRAF, stiamo parlando di BRAF plus 600, possa andare un po' in secondo piano. Cosa pensi tu? Ma per BRAF credo che per l'immunoterapia un ruolo possa esserci, sicuramente più che per altre oncogen addiction. Globalmente, per l'oncogen addiction globale, io credo che l'immunoterapia sia stata davvero, e lo è ancora, la parola più forte, cioè ha pesato enormemente. È come se fosse di tendenza dire l'immunoterapia, per cui il paziente molto spesso nei nostri ambulatori
venire a chiedere l'immunoterapia. Ma dottore, quello che mi sta proponendo è l'immunoterapia, quindi è andata molto bene la parola immunoterapia. Dire terapia target, diciamo, è stata venduta meno bene la parola terapia target. L'immunoterapia ha coperto tutto, proprio il rischio per questi pazienti è che se tu hai un oncogene addicted e non gli fai capire bene che proprio l'immunoterapia è quella che non va bene per lui, è una cosa importante. BRAF si colloca un po' in una zona, non dico neutra, ma in cui non è completamente escluso il ruolo dell'immunoterapia, proprio perché c'è quella quota di fumatori. È come se fosse un oncogene addiction atipica, lasciando solo per essi una finestra aperta per un possibile ruolo dell'immunoterapia. Nicola, il tuo pensiero da non clinico ma da diagnosta su questo discorso di un ruolo preponderante dell'immunoterapia rispetto, come dire, alla fatica di individuare il driver? Io intanto sinceramente credo che in tutti questi pazienti noi ci dovremmo cominciare a porre il problema degli accademico e certamente noi che non interessa l'industria di confrontare le sequenze terapeutiche piuttosto che stare adesso a pensare praticamente alla singola terapia. Io credo che questi sono pazienti che sicuramente possono beneficiare dell'immunoterapia, della target therapy, e quale sia la migliore sequenza probabilmente sarebbe qualcosa da andare a esplorare, al netto poi del fatto che dovremmo tenere in considerazione anche tutta una serie di cofattori che poi vanno a pesare anche su quella che è la decisione terapeutica, perché è vero che questo è un oncogene addiction a metà, poi bisogna vedere però se i pazienti che sono mai fumatori, anche se hanno mutazione BRAF, rispondono meno all'immunoterapia, o comincio ad avere qualche dubbio in più. E quindi noi siamo in un'epoca in cui, insomma, abbiamo una parziale ancora conoscenza del problema. Sicuramente sono d'accordo anche con Cesare che la forza c'è da parte delle aziende di fare dei trial praticamente che siano randomizzati, non l'hanno voluto fare, gli è andata bene. Questo lo vedremo sempre di più, perché con la scusa, con il presupposto, con l'ostacolo, no? Di avere delle basse frequenze, vedremo sempre più di queste approvazioni. Forse come ricerca accademica poi ci potremo concentrare anche su capire qual è la migliore sequenza in questi pazienti, che attualmente non possiamo certo derivare dai dati che abbiamo. Bene, quindi sempre in attesa dei vostri interventi, quello che ha detto Nicola introduce all'ultima domanda, che era appunto quello dell'algoritmo, cioè sul discorso delle sequenze. Quindi la domanda a Mimmo e a Cesare è quella del... E quindi allora, alla luce di quello, dei dati che abbiamo presentato e della discussione che abbiamo fatto, quale deve essere il vostro suggerito algoritmo terapeutico, che non fa parte quindi solamente della prima linea, ma anche delle linee successive? Per quanto mi riguarda, io riprenderei quello che hai mostrato tu, Filippo, che mi sembra fotografi molto bene il tutto. Laddove hai il dato da subito, inizierei con la terapia dell'oncogene addiction, quindi con il dabrafenib e il trametinib. Laddove questo dato non c'è, è ovvio che questi pazienti potrebbero beneficiare della chemoimmune in prima e della... eventualmente poi del farmaco. Al fallimento della terapia target in prima linea deve fare seguito? Se il paziente non necessita di terapia cortisonico o altro, io farei la tripletta. Ok. Quindi poi il discorso appunto a cui accennava Nicola prima. Il ruolo dell'immunoterapia, la problematica è su questo target. Il ruolo c'è, dobbiamo solamente stabilire dove è meglio posizionarlo, quindi non, come dire, per obbligo. Il laboratorio non mi ha dato BRAF e io utilizzo l'immunoterapia in prima, se ce l'ho lo metto dopo, ma sulla scorta di dati che siano riscontrabili. Cesare. Sì, anche perché Filippo, molto spesso è il discorso di mancata esperienza nell'utilizzo dei farmaci, perché soprattutto nelle realtà
Abbiamo due tipi di realtà, sai, delle oncologie toraciche e le oncologie mediche. Quindi si crea questa problematica che nelle oncologie toraciche non c'è esperienza di trattamento del melanoma e quindi di questi farmaci. Nelle oncologie mediche molto spesso si va sempre più alla settorializzazione dei trattamenti, cioè l'oncologo non è più l'oncologo, ma è l'oncologo polmonare, l'oncologo del melanoma, l'oncologo, sai, no, c'è questa iperspecializzazione, per cui quello manco ha visto, parlo soprattutto dei giovani, c'è questa tendenza, quello manco ha visto un melanoma nella vita sua, per cui ha sempre fatto polmone partendo da quello e quindi non essendoci esperienza è chiaro, è molto più facile, molto più portate a fare il chemoimmuno nella, quindi c'è anche una problematica secondo me di esperienza nell'utilizzo e nella gestione della terapia. Però ti devo dire, io dovendo disegnare un algoritmo darei prima la target therapy e poi la chemoimmuno. Benissimo, io quindi vi ringrazio perché penso che abbiamo fatto quindi un po' di chiarezza portando anche il nostro pensiero, la nostra esperienza, la conoscenza sui pazienti, perché poi dobbiamo dire, ma se è anche importante che il centro abbia una numerosità di pazienti, perché se poi la limitatezza dei numeri fa sì che quel centro che vede tot polmoni debba farsi esperienza sul trattamento di BRAF, naturalmente il discorso è molto critico. Quello che farei, andrei quindi avanti col secondo argomento, che cioè è la mutazione di MET, che con lo skipping dell'esone 14 rappresenta sostanzialmente uno dei delle nuove mutazioni al di là di quelle tradizionali che negli ultimi anni hanno richiamato quindi molta attenzione e dal punto di vista diagnostico attraverso NGS e dal punto di vista terapeutico. Quindi è del 20 l'approvazione da parte di FDA di due inibitori di MET per lo skipping dell'esone 14 appunto di MET. MET non incide più del 3% nell'ambito delle mutazioni possibili nella torta dei non squamosi e vedete che in base a una serie di osservazioni è possibile in qualche modo definire delle caratteristiche clinico-patologiche dei pazienti con MET. Quindi l'adenocarcinoma sicuramente maggiore dello squamoso che non incide più del 10%, c'è un 5, il dato è variabile, si va da un 5 a un 30% di presenza della mutazione di MET, senza che ogni volta lo ripeto, intendiamo che si valuta come quella dello skipping dell'esone 14, la chiamerò mutazione di MET, nel carcinoma sarcomatoide. Questa è un'ottima notizia per il limitato, naturalmente armamentario terapeutico, che c'è in questo tipo di tumore polmonare, naturalmente. E sulla età media c'è addirittura un aumento dei pazienti con età avanzata, quindi l'idea che la mutazione per le giovani donne non fumatrici viene assolutamente alterato su questo discorso della mutazione di MET. Ci sono una equivalenza fra fumatori e non fumatori, le donne sono più incidenti dei maschi e la razza caucasica incide un po' più di quella asiatica. Vedete che a oggi crizotinib, capmatinib, tepotinib hanno ricevuto la registrazione da parte di FDA col Profile 1001, col Geometry Mono 1 e con lo studio Vision, che hanno valutato un vantaggio per questa alterazione in sopravvivenza, oltre che in risposta. Questa è una revisione sistematica e anche nella sua parte poi meta-analitica, che vi fa vedere come però i dati non siano tutti così conformi, cioè al di là dello studio di Drilon che valutava, vedete, una PFS di 7,3 mesi, lo studio della Landi di Federico Cappuzzo, a cui molti di noi hanno partecipato, ha individuato invece un dato decisamente più basso, addirittura
molto più basso quello dei francesi, quindi la mediana della PFS si muove sui 5,2 mesi, molto orientata dallo studio di Trilon, 12 mesi di overall survival. Questo riguarda naturalmente il dato, la forza di crizotinib, che ripeto però in Italia non è stato mai approvato per questa indicazione, quindi il dato di crizotinib storico è un dato molto criticato. Il Geometry Mono 1 è lo studio di fase 1-2 di capmatinib che è stato realizzato sulla malattia avanzata. Vedete come abbia la molecola abbia un ruolo nella inibizione selettiva della pathway del bloccare il segnale di MET. Lo studio Geometry è uno studio di fase 1-2, vedete quante corti lo studio ha partorito per malattia avanzata con alterazione del gene MET e trattamento con capmatinib, avendo sempre come obiettivo un po' in primario la risposta e tutte le altre secondarie. Lo studio alla fine è stato pubblicato per un paio di coorti che adesso vi farò vedere nel settembre scorso su New England, e questo è stato un passo importante nell'affermazione della molecola. Le coorti erano quelle dei pazienti pretrattati anche con 2-3 linee e quello dei pazienti naive, la coorte 4 e quella 5b, l'endpoint era l'overall la risposta e altri secondari endpoint. Vedete come la risposta e la DCR è 41% nei pretrattati, 68% nei pazienti naive per quello che riguarda l'overall response. Per quello che riguarda la progression free survival, 5,4 mesi nei pretrattati, 12,4 mesi nei pazienti naive. Quindi con MET ritorniamo nell'alveo del maggiore vantaggio del paziente naive nei confronti del paziente pretrattato. Grande forza anche a livello cerebrale, sia capmatinib che tepotinib impattano molto sul discorso cerebrale, e questo naturalmente nell'ambito dei risultati espressi dalle piccole molecole è quello che fa la differenza rispetto alla storica chemioterapia. Un profilo di tollerabilità comunque buono, con la maggior parte con un basso grado di eventi avversi, peraltro reversibile, con una bassa percentuale di pazienti con polmonite interstiziale, proponendosi quindi capmatinib come una nuova opzione terapeutica nell'ambito di questa alterazione. Suggestione subito accolta da FDA, che nel maggio addirittura del 20, prima ancora della pubblicazione su New England, registrava la molecola negli Stati Uniti. In Europa stiamo ancora attendendo che EMA si pronunci su capmatinib, quindi si presume che questo sia veramente prossimo, e quindi nelle prossime settimane ci dovrebbe essere questo possibile pronunciamento da parte di EMA sulla molecola. Per quello che riguarda il discorso dell'espressione di PD-L1 dell'immunoterapia nei pazienti con uno skipping delle zone 14 di MET, vedete che c'è un 17% di risposta in pazienti che sono stati trattati con inibitori e 1,9 mesi di PFS in pazienti trattati con inibitori, quindi la risposta viene definita occasionale e l'efficacia decisamente modesta. Quindi non possiamo qui pensare che questa sia una formula di trattamento, mentre invece capmatinib in pazienti che hanno ricevuto una immunoterapia in precedenza, secondo questa la estrazione di questi dati e basse schiste, che peraltro quest'anno andrà in pensione, quindi un valido collega che abbiamo avuto per tanti anni
che va in pensione, ha pubblicato l'ESMO dell'anno scorso. Vedete come c'è la possibilità di trovare un vantaggio nelle coorti di pazienti che erano state trattate con immunoterapia, sia per quello che riguarda naturalmente la risposta, e in pazienti che avevano avuto la immunoterapia precedente, vedete che è maggiore di quelli che non, addirittura non l'avevano avuto. Quindi il ruolo del capmatinib si conferma anche nella PFS di 8 mesi come importante, indipendentemente dal trattamento con l'immunoterapia o no, dove comunque i pazienti con immunoterapia precedente hanno avuto un vantaggio. Quindi in qualche modo vedete che ci sono dei tentativi anche di posizionamento della molecola. EMA, almeno l'anno scorso, quando ha dato questa indicazione, nell'attesa di decretare quale sia il posizionamento di capmatinib, se in maniera assoluta verso la mutazione oppure ancorato ai risultati della prima o seconda linea, aveva dato comunque indicazione a Novartis di attivare uno studio di confronto in pazienti pretrattati verso docetaxel. Quindi questo è uno studio che sta peraltro è aperto già da un anno e mezzo, e quindi vedremo poi quale sarà la sorte di questo studio anche alla luce del pronunciamento EMA sulla linea di trattamento da parte di capmatinib. Ci potrebbero essere delle innovazioni. Capmatinib non è solo inibitore di MET, ha davvero un ruolo sul MET mutato. Vedete lo studio Vision con tepotinib in fase 2, che ha ottenuto sia su pazienti mutati e per biopsia tissutale e per biopsia liquida, vedete in prima linea di trattamento una risposta del 50%, le stesse risposte anche nelle linee successive, qua non c'è differenza tra prima e seconda linea, con un valore che si mantiene anche in linee decisamente successive alla prima. Con una progression free survival, vedete che gira sugli 8 mesi se c'è stata la valutazione sulla biopsia liquida e 11 mesi sul tessuto tumorale. Anche tepotinib è stato pubblicato su New England nel settembre dell'anno scorso e ha dato il via prima all'approvazione da parte dell'FDA e poi all'approvazione da parte dell'EMA. Quindi sostanzialmente EMA nel dicembre della fine del 21, quindi un mese e mezzo fa, ha dato una opinione positiva del CHMP per l'approvazione di tepotinib nelle alterazioni di MET. Quindi un lieve passo in avanti rispetto a quello del capmatinib. Questa tabella per dirvi che il discorso è come si diceva prima: noi dovremmo profilare tutto e trovare le possibilità di poter all'inizio della diagnosi avere tutte le possibilità terapeutiche, perché vedete che se valutiamo le prime linee e le seconde linee, come in questa tabella della mia assistente, la dottoressa Attili, il discorso è sostanzialmente abbiamo oggi oltre una ventina di farmaci che noi possiamo reperire sul mercato italiano o rimborsati dall'SSN o in studi aperti di tipo sperimentale o in EAP e usi nominali o compassionevoli. Quindi il senso è decisamente importante. Quindi per MET, capmatinib e tepotinib non hanno ancora un'indicazione da parte del Sistema Sanitario Nazionale, ma abbiamo già studi e EAP aperti con le aziende produttrici, così come invece, come abbiamo detto, i due dabrafenib e trametinib sono diventati uno standard. Il senso che riporta un po' a quella domanda che facevo prima sulla forza dell'alterazione oncogenica è, se poi andiamo a vedere, vedete le risposte e le PFS delle singole principali molecole utilizzabili nelle singole alterazioni, è da qui forse che o si deriva che non tutti gli inibitori sono uguali, oppure
che il driver non ottiene lo stesso vantaggio inibitorio dai farmaci che noi utilizziamo, e quindi questo pone oggettivamente, può porre delle ombre sul discorso dell'utilizzo. L'altro dato è che l'indicazione è quella che abbiamo detto prima, profilare, 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 e abbiamo oggi tanti driver da profilare. L'ultima diapositiva con cui poi apro la serie delle domande è una diapositiva che è sempre più attuale, cioè non è così poi strategico avere il discorso diagnostico, perché occorre un po' tutta quanta la filiera, perché dopo che si è avuto la possibilità di diagnosi è sempre più importante che nelle singole istituzioni ci sia un tumor molecular board che possa ragionare sui dati che l'NGS può produrre, consultando i big data attraverso naturalmente l'intelligenza artificiale per cercare di avere dati più o meno incrociati. Tenete conto che nel tumor molecular board non c'è l'oncologo e il radioterapista e il patologo, ma c'è una sorta di figure professionali che stanno diventando sempre più tecniche e tecnologiche, che siano in grado di lavorare su questi aspetti. Quindi non è che basta lo specializzando del terzo anno che mettiamo fisso nel tumor molecular board. C'è un discorso che naturalmente è il futuro per arrivare realmente a terapie personalizzate, però necessita di un'organizzazione assolutamente dedicata, e quindi più ci saranno istituzioni che comprenderanno il cambiamento storico, e maggiori saranno per loro le possibilità di gestire le possibilità non solo diagnostiche ma anche terapeutiche. E quindi mi serve di avervi dato dei dati su cui ragionare. Ho provocato abbastanza da questo punto di vista per poter ricominciare, li aprirei tutti quanti a questo punto, sono le stesse di prima, pardon, quindi con i miei amici sulle domande che riguardino appunto per me le stesse domande che abbiamo fatto prima. Chi è che vuole cominciare? Nicola, facciamo ricominciare Nicola che aveva iniziato l'altra volta. Mette come tutti gli altri? Ah, sicuramente Matt, sì, driver oncogenico, credo ci sono un paio di cose, ecco, che incuriosisco. Intanto io non ho parlato delle amplificazioni di Matt, che è come se facesse parte di un discorso un po' passato, non ho voluto complicare la situazione. No, sono d'accordo con te, diciamo che già questa alterazione Matt Exon for Thanksgiving è un'alterazione molto particolare, quindi già questo crea dei problemi. In realtà noi ci riferiamo a tutta una serie di mutazioni che possono determinare questo salto dell'esone 14 che porta così ad una proteina che poi ha un'attivazione costitutiva e quindi una proteina oncogenetica. Ora, quello che succede è che però le mutazioni e le direzioni che possono determinare queste alterazioni sono tante, e questo è il motivo per il quale si è passati dall'analisi del DNA in molti casi, in molti kit, all'analisi dell'RNA, al sequenziamento dell'RNA, per identificare MET exon 14 skipping con una maggiore praticamente efficienza. La maggior parte dei pannelli che ora sono disponibili utilizzano il DNA per l'analisi di mutazioni e per il copy number variation, per l'amplificazione genica, se volete, mentre per gli riarrangiamenti e praticamente fusioni vengono utilizzati invece il sequenziamento dell'RNA. Questi sono dei casi in cui ricade MET exon 14 skipping. Sicuramente ci sono due cose che incuriosiscono. Prima, questa sembrerebbe importante differenza tra prima e seconda linea di trattamento. Io utilizzo il condizionale perché poi i pazienti di prima linea erano 28, non è che ci fosse questa evidenza fortissima. Però se questo fosse confermato, è in primo uno dei pochi driver in cui vediamo queste differenze tra prima e seconda linea, e poi cambia molto tra avere un 70% response rate ed un 50% response rate, anche rispetto a cosa? La forza del driver. Forse la forza del driver, anche al fatto che ci dobbiamo abituare che per alcuni di questi driver forse dobbiamo ampliare un po' l'orizzonte, come per la KRAS G12C, tassi di risposte sono bassi, questo significa che probabilmente è un gruppo eterogeneo di tumori in cui non solo abbiamo questo driver, abbiamo anche altre alterazioni, dovremo imparare a riconoscere per selezionare poi meglio i pazienti. L'altra cosa interessante che è venuta fuori
dallo studio col tepotinib e che per la prima volta, ecco, in uno studio che poi ha portato alla registrazione, è stato dimostrato che o fai il test sul tessuto o sulla biopsia liquida hai la stessa praticamente efficacia. Questo credo che sia un importante anche elemento a legittimazione a un certo punto di vista della biopsia liquida, fermo restando che noi sappiamo che la biopsia liquida ha dei problemi importanti in termini di sensibilità. Quando ci abbiamo però un'alterazione complessa come una fusione o MET exon 40 skipping, la specificità è assoluta. Quindi se trovate una di queste alterazioni su biopsia liquida, sicuramente potete trattare il paziente. Se non lo trovate, dovete però porvi in qualche modo l'interrogativo se in qualche modo questa biopsia liquida possa essere un falso negativo. Adesso ci saranno anche le linee guida ESMO sull'interpretazione della biopsia liquida e qualcosa in più verrà detto anche di come muoversi da questi punti di vista. Però sicuramente un driver importante va, come nel caso di BRAF, ulteriormente approfondito, no? Il discorso per capire perché c'è una quota di pazienti che non risponde, perché praticamente a un certo punto c'è una durata, no, della risposta che è inferiore magari ad altri driver. Questo la risposta io credo sia soprattutto nell'eterogeneità tumorale, al netto del fatto che forse nuove classi di inibitori ci potrebbero dare dei risultati migliori. Vi ricordo che gefitinib aveva grosso gli stessi risultati, no? 70% response rate nella PFS 9-10 mesi, poi quando siamo arrivati ad osimertinib abbiamo visto per niente delle efficacie ancora superiori. Cesare, su questi primi due punti. No, ti devo dire, sicuramente sul discorso dei driver, come tu hai detto, il mondo poi invece delle iperespressione di MET, i farmaci, lo sappiamo, sia il tepotinib che l'altro funzionano molto meno rispetto allo skipping delle esone 14, quindi adesso è giusto concentrarsi su quello dove ci sono dei dati migliori e più concreti. E sai che pensavo? Pensavo, prima che facessimo questo, quanti farmaci sono stati bruciati come antimetri, ricordi? Onartuzumab. Ma perché praticamente non capivamo niente, facevamo una cosa, non sapevamo, cioè non si sceglievano i cut-off, un casino che si combinava. Invece finalmente comincia a farsi ordine e quindi sono tirati fuori questo 3% che non è male. Dello skipping delle zone 14, dove i farmaci funzionano, e secondo me funzionano bene, secondo me funzionano meglio in prima linea. Chiaramente sono pochi dati, come diceva Nicola, come sempre, perché anche l'immunoterapia non sarebbe particolarmente efficace in questi pazienti con questo tipo di mutazione, come in linea con le altre mutazioni tranne BRAF e RAS. Quindi io penso che comunque sono farmaci da utilizzare sicuramente in prima linea nel momento in cui arriveranno. Da quanto ho capito, il tepotinib dovrebbe avere prima e seconda linea indipendentemente, giusto? Esatto. L'altro non si sa ancora perché sta un attimo dietro il successivo. Però il pronunciamento è in qualche modo deve avvenire nei primi 4-5 mesi dell'anno. Quindi dovremmo sapere, insomma, nell'ambito della cosa. Al momento comunque c'è la possibilità di utilizzare in compassionevole queste molecole. Poi, e per capmatinib è aperto lo studio di seconda linea, perché quello è stato chiesto dall'EMA e quindi loro hanno lo studio verso il docetaxel in seconda linea. Però poi ci sono sempre queste situazioni strane dove per uno poi c'è lo studio, parlavo del serpercatinib per retto, no? Che c'ha, per la prima linea ci sta facendo lo studio verso chemioterapia e l'altro invece avrà direttamente prima e seconda linea senza il trial. Quindi penso forse sta succedendo una cosa analoga. Perché i dati del libretto non erano completi e quindi loro, l'EMA vuole rivalutare questi dati, però sì, poi vedrai che alla fine ci sarà una ridistribuzione sul prima e seconda linea per ambedue le molecole. Però sai che pensavo? Poi pensavo che un 3% poi non è male, no? Se consideri gli altri, quindi è una buona percentuale che va ad aumentare sempre più questa quota di pazienti con driver che vengono utilizzati in prima linea con la target therapy, e rimane sempre il problema dell'NGS, no? Quindi torniamo sempre lì, perché come si farà, insomma, a fare tutte queste cose? Mimmo, ti volevo dire, qua noi MET non ce lo troviamo fra i quattro driver per cui abbiamo i farmaci dell'SSN, quindi questo è limitativo nella ricerca da parte dell'oncologo generalista di MET, anche se poi i risultati che abbiamo fatto vedere, come sui quali stiamo convenendo, dicono che in prima linea
il risultato è migliore dell'utilizzo nella seconda? Io mi auguro che se è limitativo lo sia ancora per poco, perché è un driver troppo importante in questo momento per poter essere perso di vista. Tra l'altro funziona molto bene a livello cerebrale, i dati sono più evidenti che per BRAF, per cui ci sono delle molecole che funzionano bene. Ci sono degli effetti collaterali che sono anche più gestibili e governabili rispetto a BRAF. C'è una chiara e crescente possibilità di dimostrarlo nel pacchetto globale delle mutazioni driver. Io credo che ancor più che per si rafforzi il concetto di dover chiedere tutto subito. Poi sul fatto che per alcuni si chiede la fase 3 o ci si avvia verso la fase 3 o altro, è chiaro che un po' tutti noi pensiamo, non ragioniamo come un ente regolatorio. Io credo che laddove ci sia un oncogene addiction, la possibilità di utilizzarla da subito sia l'opzione migliore. Dal punto di vista della ricerca, Nicola, per chi non ha l'NGS è complesso fare questo tipo di ricerca? Beh, direi proprio di sì. Di fatto praticamente non hai molte altre possibilità. Probabilmente con una real-time PCR sull'RNA lo puoi fare, però questo significa che poi devi aggiungerci a questo anche tutto il resto delle ricerche per NTRK, piuttosto che praticamente per ROST, per RET, per ARC. Quindi entri in una situazione in cui è molto difficile, a meno che non hai una squadra in mano di persone che lavorano contemporaneamente con tutti questi diversi kit, diventa molto difficile. Ora l'evoluzione, Filippo, sta andando verso la forte automazione anche per l'NGS, che semplifica notevolmente praticamente la parte anche quella che noi diciamo wet, quella di laboratorio. Tutto lo sforzo che noi dobbiamo adesso mettere soprattutto nell'interpretazione dei dati, perché poi quello che accadrà è che comunque quando andremo a fare NGS non è che avremo solamente bianco e nero, avremo sempre di più anche situazioni intermedie, pazienti che hanno più di un drive, pazienti che hanno delle alterazioni magari rare che vanno interpretate. È su questo che va fatto l'investimento. Sulla parte wet sicuramente va fatto un investimento, ma ci sono ormai delle nuove tecnologie che stanno diventando a disposizione, stanno semplificando notevolmente quello che è proprio il workflow del test. Questo non significa che chiunque possa fare NGS, ci vorrebbe un po' di ordine in primo luogo anche in Italia, ma sicuramente questa parte verrà semplificata e con l'automazione avremo una riduzione anche del turnaround time, del tempo. Chiedere Nicola, ma per quello che è la tua conoscenza, quindi molto ampia, ma qual è la percentuale di utilizzo della biopsia liquida, della determinazione di NGS su plasma che in Italia viene attuata in rapporto a quello che è sul tessuto? Guarda, io non ho un dato puntuale adesso, ti posso dire che quando un anno e mezzo fa circa facemmo una survey, abbiamo fatto un controllo di qualità per EGFR su biopsia liquida a livello internazionale, i laboratori italiani come al solito erano i primi come numerosità, perché mentre in Inghilterra c'erano 30 laboratori, in Francia 40, noi c'erano 56. Questo rapporto si invertiva totalmente quando andavi a vedere le tecnologie. Nel mondo, pur andando a fare un test solo per EGFR, la prima tecnologia di utilizzo era rappresentata dall'NGS. In Italia era l'ultima tecnologia intermedia di utilizzo. Quasi tutti i laboratori utilizzavano, questo circa 2 anni fa, real-time PCR o dopo digital PCR. Ora qualcosa è cambiato, ma in realtà praticamente l'introduzione di NGS in biopsia liquida è notevolmente ridotta. Devo dire che non c'è neanche molte opzioni, perché se tu vuoi acquistare un kit, ci sono pochi praticamente kit che sono disponibili nei laboratori che possono individuare anche metexon forte screening, cioè qualcuno usa RNA, qualcuno che utilizza DNA, per RNA circolante è difficile da individuare, quindi qui anche le aziende devono migliorare, la tecnologia deve migliorare, però di questo noi abbiamo un ritardo del sistema Italia rispetto a tutto il resto d'Europa, questo lo possiamo certificare assolutamente. Filippo, posso sostituirmi a te un attimo per... Sei padrone. A Nicola Normano. Nicola, scusami, quanto costa globalmente poter avere
da un po' di materiale il pannello completo. Per proprio, parliamo di un linguaggio terra-terra, che cosa prevedi tu che possa avvenire nel tempo? Una volta i televisori, no, costavano un sacco di soldi, come i cellulari poi piano piano diventano abbordabili. Sì, guarda, noi abbiamo fatto anche un'indagine non molto tempo fa, pochi mesi fa, in cui siamo andati a comparare una serie di tecnologie praticamente single biomarker versus NGS in vari laboratori italiani. In realtà è interessante questa cosa, perché questa prima analisi fu fatta quasi 2 anni fa coinvolgendo alcuni colleghi di Milano, e diciamo il costo dell'NGS quando noi abbiamo rifatto l'analisi un anno dopo era significativamente ridotto, perché questo poi accade. Però grosso modo quello che noi abbiamo visto è che se noi consideravamo solamente i marcatori rilevanti, quelli che in qualche modo già erano approvati oppure c'era la disponibilità mediante expanded access, quindi 5-6 biomarcatori, si finiva praticamente con un pannello NGS intorno ai 600-650 euro, praticamente un pannello però ristretto, mentre nel caso dei single test arrivava intorno ai 900 euro. È chiaro che praticamente però con quei 650 euro in realtà avevo informazioni su molti più geni rispetto praticamente a quelli semplicemente approvati in questo momento. Quindi la tecnologia si sta riducendo, si sta evolvendo, i costi si riducono. Io credo che un pannello di medie dimensioni noi potremmo andare verso costi dei reagenti intorno ai 300-350 euro, quindi un costo dell'analisi che ha intorno ai 600-700 euro. Se parliamo invece di comprehensive genome profiling andiamo al di sopra dei 1000 euro, e lì poi anche qui le aziende che vendono questi pannelli dovranno fare un discorso diverso, perché poi diventiamo competitivi poi con dei provider, perché probabilmente anche Foundation Medicine ti taglia il costo. Con Foundation però sappiamo che nel polmone abbiamo un problema praticamente di failure rate, perché i citologici non li accetta, le piccole biopsie non le accetta, e quindi dobbiamo tenere in considerazione che poi bisogna lavorare anche su questi piccoli campioni. E purtroppo in Italia, proprio perché c'era questa problematica della disponibilità del campione, siamo diventati molto bravi, ecco, nel ottimizzare l'utilizzo del campione e tirar fuori dei risultati anche da campioni estremamente ridotti. Mentre dalla biopsia liquida noi l'unica informazione che possiamo dare adesso è solo EGFR. No, dal punto di vista terapeutico. No, assolutamente. Noi proviamo BRAF, come abbiamo trovato Metex Forti Skimming e RET sulle biopsie liquide. I pazienti sono entrati in trattamento e anche prende studi clinici, perché viene accettato. È chiaro che prende su alcune cose, vanno poi validate. Vi dico che sulle fusioni, me l'avevo già introdotto, è difficile avere un falso positivo di fusione. I problemi ci possono essere più sulle mutazioni, dove bisogna stare più attenti, particolarmente per quelle di RAS, anche se noi abbiamo fatto la nostra validazione per capire un po' questa storia. Però essenzialmente adesso, diciamo, con un pannello medio praticamente si possono coprire tutte queste mutazioni, va fatto sinceramente. Non è anacronistico che sul tessuto fai tutto e poi sulla biopsia puoi fare solo il GFR, che non ha un senso logico. Cesare, volevo farti una domanda sulla tollerabilità, cioè chiunque abbia a utilizzare questo tipo di inibitori si scontra con gli edemi degli arti inferiori, che è una problematica che occorre in oltre il 50% di questi pazienti. Io non ho fatto diapositive prima, ne parliamo a voce, con oltre il 10% di grado 3 di tossicità. Quindi è qualche cosa che peraltro è scarsamente modificabile, nonostante ci si possa inventare di tutto. Tu vedi questo come un ostacolo al trattamento? Ma io penso, Fili, che sì, sicuramente non è agevole. Tra l'altro è una situazione che dà molto fastidio ai pazienti. Molto, cioè, molto. È molto, lo accusano molto. Questo lo avevamo visto pure all'inizio, con la limmata, cioè cominciato a vedere i primi casi. Il problema è che effettivamente loro soffrono molto questa problematica, però il problema è che non vedo alternative, nel senso che i migliori risultati si hanno in prima linea con questa target therapy, e quindi vedremo poi se i successivi avranno meno questa problematica. Però fondamentalmente, ecco, non vedo, anche per la verosimilitudine, come sembra dai primi dati, la scarsa efficacia dell'immunoterapia, quindi non vedo alternative. E quindi io penso che comunque il trattamento va fatto, e poi con la chemio in seconda, insomma. E che ne pensi di questo discorso della richiesta? Qua modificherei la domanda dalla prima alla seconda linea, di questo studio di confronto fatto, richiesto per Capmatinib
verso Doce Daxel in seconda linea. Cioè, c'è qualche arzigogolo mentale. Sì, che... è la solita storia per far perdere tempo, insomma, per creare cercare delle evidenze, delle cose, ma questo ci siamo passati con tutti. Nessuno delle target therapy che è stato poi confrontato in seconda linea col Doce Dax se l'ha fallito rispetto a Doce Dax, è talmente scarso Doce Dax, quindi secondo me sono degli studi ridondanti e inutili, insomma. Lascia vincere facile. Sulla problematica dell'immunoterapia, qua abbiamo un altro dato che naturalmente è leggibile da chi o non ha la possibilità o, come dire, è un no target. Oggettivamente l'immunoterapia funziona qua meno bene che su BRAF nei pazienti a cui viene data, per cui il discorso iniziale dovrebbe portare a un maggiore attenzione a avere MET come dato per escludere in presenza di PD-L1 sopraelevato il ruolo positivo della immunoterapia. Ma c'è questo dato, per esempio, che capmatinib può funzionare bene se il paziente ha già fatto immunoterapia, il che naturalmente porta in qualche modo a non cambiare l'atteggiamento. Il problema è che però, come vedi, sono sempre pochi pazienti. Tutta questa storia l'abbiamo vissuta pure con l'indetanib, docetaxel indetanib, che quindi si poteva fare perché rispondeva. Ma queste veramente sono delle evidenze di basso livello, secondo me. E poi bisogna capire se questi pazienti, poi chi era un fast progressing, chi aveva magari una progressione iniziale. Quando vai a ripulire queste casistiche, poi dopo magari il dato non è che funziona. No, quello allora... che un problema che io riscontro molto è su questi strong PD-L1, dove effettivamente è una follia, perché nella mente dei pazienti è come fosse una target therapy con un'efficacia. Io mi ho dovuto combattere con i familiari di una, purtroppo una paziente giovane, e che ci è arrivata al pronto soccorso per venire da un altro ospedale dove aveva fatto, dove era tutta negativa come alterazione di drive, una cosa, aveva un 70% di PD-L1, ma hai capito, stava in rianimazione. Cioè, hai dovuto combattere per spiegargli che non esiste, che noi dovremmo utilizzare il PS01, questo è il Doom, per un paziente che ha un PS4, ma come vai a utilizzare un... è una follia, no? Nell'ambito delle cose, a differenza poi anche con tutte le linee guida che invece poi ti danno la target anche nel PS4, no? Se tu vedi l'NCCN è l'unica che ti dà le indicazioni anche in base al PS, allora quando ti dà la target, per esempio parlo per ROS1, per ALK, per le GFR, ti mette PS04 addirittura. E questo è un problema che teniamo, non so se a voi capitano situazioni analoghe. Sì, 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 ti facevo cenno prima come non è... soprattutto nei pazienti non fumatori, non fumatrici, avere un PD-L1 alto, poi in un caso come quello che hai illustrato tu, non c'è assolutamente alcuna idea e alcuna idea anche solo di pensare a una risposta tipo target. L'immunoterapia non è una oncogen addiction, è proprio l'esatto opposto, per cui no. Quello vediamo nella pratica, Fili, no? Come vanno male trattati con la monoimmunoterapia e PD-L1 strong con PS2 che non stanno bene. Com'è? Assolutamente. E allora, e per arrivare sul discorso dell'algoritmo terapeutico, che mi sembra pleonastico in base a quello che ci siamo detti in questo pomeriggio, specie per MET, dove oggettivamente tutti di noi posizioneremmo l'inibitore di MET in prima linea di trattamento, io vi vorrei, proprio per animo di polemica, chiedervi: ma perché l'oncologo non va a ricercare MET in prima battuta e poi va a chiedere alla ditta che produce l'inibitore l'uso compassionevole in quarta linea per lo skipping delle zone 14? Cioè, perché lui lo sa in quarta linea e non lo sa in prima linea? Se tu non facessi domande provocatorie avresti avuto la mutazione.
Detto questo, è ovvio che andremo certamente ad avere tutte le informazioni subito, e questo è l'auspicio, ma credo anche da quello che ha detto Nicola si riuscirà ad avere anche una riduzione dei costi, per cui non dobbiamo arrivare a chiederlo in quarta linea, ma dobbiamo pretenderlo subito e anche in tempi ragionevolmente brevi, perché di questo poi si tratta. Perché Mimmo, il problema è perché tu lo sai in terza linea e non lo sai in prima. Chi ti ha fatto il test in terza linea quando hai fallito tutto, che non ti abbia fatto lo stesso test alla diagnosi iniziale? Questa è la domanda che non mi fa dormire la notte. No, io invece volevo sapere da Non mi vuoi rispondere su questo. No, volevo. Io credo che si stia lavorando anche sulle resistenze all'exon skipping. Cioè, ho l'impressione che abbiamo già il desiderio di fare il passo in più, il passo in avanti, che non è l'immunoterapia ovviamente, ma è, essendo un oncogene addiction, capire se si sviluppa una resistenza targettabile. E in questo senso credo che sia da guardare in prospettiva più che vedere uno spazio per l'immunoterapia in questo senso. Credo che proprio su exon skipping ci sia una letteratura crescente di meccanismi emergenti di resistenza. Nicola. E questo sicuramente, come tutti quanti praticamente questi nuovi farmaci, praticamente ormai arriviamo al punto che il farmaco nemmeno già sul mercato già conosciamo i meccanismi di resistenza, che poi possono essere alterazioni del target oppure alterazioni off target. Insomma, la storia è un po' sempre la stessa. Io però, ecco, volevo rispondere alla domanda provocatoria di Filippo. Mimmo non mi ha risposto alla domanda. Alla fine il povero oncologo, dopo che ha aspettato almeno un mese tra praticamente la biopsia, poi il patologo che ha finalmente finito praticamente di fare la sua diagnosi, dopodiché nella maggior parte dei casi non c'è un reflex testing, ma aspettano che l'oncologo gli dice fai il test, poi ti consegnano EGFR, ALK, e se sei fortunato ROS, a quel punto il paziente già sta lì da diverse settimane, il paziente vuole essere trattato, la malattia è una malattia che poi dopo, se non la prendi in tempo, galoppa e tu tratti. Poi molto spesso quello che finisce che poi magari dopo alla terza linea, se un paziente ci arriva alla terza linea, finisce in un centro di riferimento. Allora lo vede Cesare Ghidello, lo vede Mimmo Caretto, lo vede Filippo Ivani, dice ma come, non l'avete fatto metto, l'avete fatto retto, e quindi lo indirizza da un laboratorio che faccia questo, ed è così quello che accade. Ora, tutto questo è una cosa che poteva andare bene fino a 2 anni fa, quando poi si trattava di mettere il paziente magari in uno studio, e fino a un certo punto, perché poi le terze linee degli studi spesso non ci riescono ad entrare. Oggi questo non è più accettabile, perché se tu fai questo, togli delle chance terapeutiche al paziente. Quindi bisogna prendere, ecco, da un lato i due driver principali non sono i poveri biologici molecolari o patologici in fare i test. I due driver principali sono gli oncologi, che praticamente possono fare pressione da questo punto di vista, e vi dico i pazienti sono molto ben informati, sempre più informati, chiedono praticamente anche delle cose. Allora, se noi già facciamo liaison, no, tutte le varie praticamente competenze, forse riusciamo. Chiaro che noi abbiamo un problema, adesso sono usciti il nuovo nomenclatore LEA con i rimborsi dei test, e cosa hanno pensato bene? Che l'NGS l'hanno pensato solamente per le malattie praticamente genetiche, quindi essenzialmente per le malattie ereditarie, e quindi hanno previsto dei rimborsi che sono molto bassi. Perché? Perché non c'è un tessuto da dover manipolare, perché se tu devi fare NGS, questo è un fatto tecnico, se fai NGS per una mutazione germinale hai bisogno di sequenziare ad una bassa profondità e dei costi che sono in maniera significativa inferiore praticamente a quelli invece di un test che devi fare sul tessuto. E allora, se noi ci abbiamo impiegato 5 anni per avere questo nuovo nomenclatore che ormai già non è datato, è il sistema che va praticamente riconsiderato. Quando io approvo fondamentalmente un farmaco, devo approvare anche il test, e per MET, per RET, e per questi devi approvare l'NGS contemporaneamente e pensare ad un sistema di essere molto più veloce. Il farmaco si sta relativamente velocizzando anche in Italia, ma il sistema della diagnostica parte con 5 anni di ritardo. Questo non è più accettabile, chiaramente, che anche parlare di NGS
se domani dobbiamo cominciare a valutare anche dei biomarcatori più complessi, neanche più 50 geni di cui parlavo prima sono più sufficienti e non possiamo aspettare 5 anni per poter introdurre una nuova tariffa. Quindi, Filippo, questo è il motivo ed è il motivo per il quale è il momento di fare un punto e riorganizzare tutti in maniera diversa. Cesare, vuoi aggiungere qualcosa? Siamo alla chiusura sostanzialmente, così ognuno di voi esprime un pensiero finale e chiudiamo. Sì, io penso che comunque per entrambe le situazioni, quello che è venuto fuori forte è l'esigenza di avere tutto prima, perché le cose aumentano, e quindi avere l'NGS. Però io ti dico, noi ci troveremo purtroppo una grossa discriminazione tra i pazienti, perché avremo pazienti che avranno tutte queste cose trattate in alcuni centri e poi avremo la maggior parte dei pazienti trattati tutta una serie di centri periferici. Dove era il nostro cavallo di battaglia, pazienti di serie A e pazienti di serie B. E questo era per i trattamenti, ricordo quando cominciavamo con l'EGFR e con ALK. Ma è ancora peggio, perché praticamente secondo me sarà una discriminazione forte, anche perché poi ci troveremo sempre questi pazienti che poi in condizioni anche molto avanzate, in cui dovremo di recuperare il materiale, far recuperare l'NGS, far fare la liquida, e quindi effettivamente quello che temo è una grossa discriminazione. Secondo me su questo dovremmo fare casino, cioè nel senso che prendere le posizioni anche dal punto di vista delle associazioni, perché è chiaro, non è che si può pensare che tu, non nell'ottica che ci hanno stati 10.000 NGS in Campania o in Italia, ma nell'ottica dell'organizzazione, chi ce l'ha, che fa un buon lavoro, ma se no bisogna sensibilizzare, obbligare a centralizzare con il modello, soprattutto con le reti. Hub spoke, ma vanno fatte, state povera gente, non devono essere, cioè essere discriminati, cioè uno non solo non tiene un guaio, ma potete capire pure, no, cioè il guaio dove capita, insomma, non va bene. Non mi avete risposto su questo discorso del TMB e quindi su un'organizzazione strutturale che l'istituzione oggettivamente dovrebbe crearsi, e sempre più sta avvenendo fuori, voi che ne dite? Io penso che il Monaco Tumor Board è una specie di spin-off dei gruppi oncologici multidisciplinari, perché non dovrebbe essere un'ulteriore sovrastruttura. La maggior parte dei centri di riferimento hanno già dei gruppi oncologici multidisciplinari che includono anche biologi molecolari, quindi la parte di base può essere fatta. Poi il Monaco Tumor Board può essere qualcosa di ulteriormente più sofisticato, che porti però delle mutazioni rare, delle quadri mutazionali complessi, certo. Diciamo, altrimenti diventa qualcosa di difficile gestione. Certo. Anche la distribuzione, vedo che molte regioni stanno facendo dei molecular tumor board regionali, questo secondo me rischia di far avere poi il molecular tumor board completamente distante da quella che è la realtà praticamente. Noi nella nostra regione con Cesare abbiamo fatto un discorso diverso, che è quello di fare un network di un numero ristretto, 5-6 molecular tumor board, in una regione di 5,6 milioni di abitanti, che però sono fortemente collegati tra loro, condividono praticamente le norme, le modalità operative, mettono insieme le esperienze in dei database comuni in modo da poter crescere tutti insieme. Ci sono vari modelli operativi, è una necessità, però bisogna saperne fare anche poi l'uso, perché altrimenti se ogni paziente passa in una cotumor board metteremo un ulteriore step. Per no, però si tratta di capire quali big data vai a indagare e questo, su quali library mondiali vai a entrare, questo è il discorso. Perché anche se noi ci fermiamo al polmone e ci fermiamo sui driver, cioè già se ce ne stanno due comincia a essere difficile capire quale deve essere privilegiato. Non sappiamo per esempio che disturbo ci può essere dalla determinazione concomitante di più driver. Cioè, ma infatti questi sono i casi che vanno. Esatto. Io ho visto volte, da questo punto di vista. Devo dire, io all'inizio della nostra esperienza, per esempio, mi venivano posti, diciamo, da portare al Monaco Tumor Board dei pazienti che facevano il colon retto, che a PRAS mutato, con tutta la buona volontà, certo. Diciamo, che cosa vogliamo discutere. Siamo d'accordo. Quindi dobbiamo educare praticamente poi anche i colleghi, no? Quello che è importante però, Nicola, che voglio rimarcare, è che noi abbiamo creato un Molecular Tumor Board regionale,
che non analizza i casi. E poi abbiamo fatto dei 5-6, perché più o meno era uno ogni milione di abitanti, 5-6 molecular tumor board aziendali, che analizzano invece i casi, fanno il lavoro pratico. Quello regionale invece ha un lavoro di impostazione, di regolamentazione, di raccomandazioni rispetto a quelli, diciamo, ai molecular tumor board spoke. Quindi secondo me qui questo ci dà la possibilità, avendo una direttiva regionale, anche di omogenizzare poi il lavoro Infatti l'idea era dell'ambito. proprio quella, il monitor tumorale regionale detta le regole e poi dopo vengono diffuse, però poi il monitor tumorale regionale può praticamente garantire proprio che ci sia un'omogeneità andando ad analizzare anche i dati, gli outcome dei singoli monitor tumorale. Questo a noi è sembrato il miglior compromesso che Sì, dice anche questa per regione. evitare, come diceva Nicola, che poi arrivano i singoli casi a un molecular tumor board che si riunisce ogni 2 mesi e la gente aspetta, è impensabile. Ma Quindi tu sicuramente è hai. stata una scelta anche pragmatica. Noi abbiamo tra i migliori oncologi che ci sono, cioè, sembra, io non riuscivo, non saremmo riusciti a fare un molecular tumor board. Dovevamo scegliere tra Cesare Gridelli, Fortunato Ciardiello, chi mettevamo praticamente. Quindi alla fine questo, diciamo, è un sistema che prende e valorizza le capacità, ma mantiene anche più vicino al territorio. Noi abbiamo già una rete di gruppi oncologici multidisciplinari interaziendali. Che sono costituiti, questi GOM interaziendali andranno a confluire in molecular tumor board interaziendali, in modo da coinvolgere tutti, ma evitare fughe in avanti. Ma io a sentire voi credo davvero che sia ancora da definire bene il confine del molecular tumor board. Noi ne parlammo, Nicola, un po' di tempo fa e vedo come sia ancora alla ricerca di un proprio confine. A volte sembra essere l'elemento preponderante il molecular tumor board, a volte viene compresso il ruolo vero, anche ACC e IOM, sia perché credo che non siano proprio collimanti Mimmo, hai come ragione, ma parametri. questo dipende anche molto da cosa fai. Se sei in un centro in cui noi diciamo, c'è una discreta quota di pazienti in cui facciamo dei pannelli di foundation, nostri pannelli di 400-500 gen, quando cominci a fare questo più spesso finisci a molecular tumor board perché hai dei quadri complessi. Se ti fermi a fare praticamente 4 gen in croce, è chiaro che prende una limitazione. Intanto, ieri abbiamo discusso una paziente con carcinoma della mammella che sorprendentemente ha un tumor. Un threshold bar piuttosto elevato e quindi abbiamo discusso di un caso che è singolare per un carcinoma della mammella e quindi cominci a vedere le cose che altrimenti non vedi. Ma l'altro quesito è: il paziente va al molecular tumor board quando ha esaurito le chance terapeutiche ed è in buon performance status? Perché un paziente che è 4 di performance status o 3 può Assolutamente, anche anzi. avere. Direi che non devi aver proprio esaurito tutto, deve essere sulla strada bene, perché se aspetti che hai esaurito tutto, poi ti riunisci e poi ti procuri il farmaco, lo aspetti a ruolarlo, non sei più in tempo. Quindi noi quello che stiamo facendo è per alcuni pazienti, per esempio nel cholangiocarcinoma, noi già anticipiamo il molecular tumor board all'inizio. Quando abbiamo la caratterizzazione molecolare, abbiamo trovato un driver, cominciamo una discussione col farmacista e gli diciamo comincia a procurare il farmaco per la seconda linea. Tanto sappiamo che purtroppo la prima linea di chemioterapia risponderà se tutto va bene per 2 o 3 mesi. Quindi ci vuole poi dopo un'organizzazione. Il senso è che per quello che riguarda il polmone, noi abbiamo 10 driver oncogenici attivanti, abbiamo 20 farmaci, di cui in Italia ne utilizziamo 5. Quindi ho l'idea che non sia ancora, cioè non ci sia ancora la necessità di sostituire il nostro cervello, le nostre conoscenze con l'intelligenza artificiale. La problematica è su casi molto complessi su cui non c'è assolutamente esperienza, dove non ci sono dati e le evidenze non esistono, neanche gli studi, andare a consultare dei dati internazionali attraverso dei sistemi di ricerca oggettivamente può essere un ausilio, anche se poi questo ausilio difficilmente ha una ricaduta pratica italiana, mancando poi i trattamenti da utilizzare in quella situazione. Certamente, poi quello che deve essere chiaro è che alla fine tutti questi ausili vanno bene, ma poi alla fine l'oncologo c'ha davanti il paziente e quindi alla fine la decisione la dovrà prendere lui, sapendo quelle che sono anche le aspettative del paziente, le sue condizioni cliniche e così via. Noi abbiamo sempre l'oncologo curante che partecipa al molecular tumor board, perché lui alla fine è quello che dovrà parlare col paziente e prenderà la decisione finale insieme col paziente. Io vi ringrazio, chiudo il pomeriggio, non ci sono altre domande, penso che
tutto sommato abbiamo parlato di cose che rappresentano delle domande che abitualmente ci facciamo per questo tipo di pazienti. Vi ringrazio della vostra esperienza, di quello che avete portato. Ringrazio IOT, Rossella, Studio Viso per l'organizzazione, la Novartis per il contributo senza restrizioni. Il discorso e l'appuntamento è a prossimo martedì per la prossima puntata di martedì. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao, grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao. Ciao.